Benvenuti su Spettacolo Mania, regista e protagonisti di Lamborghini, l'uomo dietro la leggenda. Come state? Tutto bene? Sì, okay. Bene. Allora, intanto volevo chiedere ai due protagonisti come è stato interpretare Frank Grillo, come è stato interpretare Lamborghini, un personaggio, insomma, sì, un uomo importante per l'Italia, ma anche un uomo con tutti i suoi difetti, ovviamente le sue debolezze. The first question is to both actors. How was it, particularly for you, to play Lamborghini, a man who is very, very famous in Italy, but a man with all of his flaws and all of his weaknesses? For me as an actor, I don't look at him the way I would look at him as just a regular person. I'm not interested in that part of him because that's not what made him him. So to me, and the way Bobby had to kind of fabricate some things to tell the story, I also had to imagine what a man like this, what drives a man like this, what how his will is, what makes him unhappy, what makes him happy. I had to, you know, based on what I knew, had to manufacture some of that internally to be able to be truthful. So it was interesting not looking at Lamborghini the way other people would look at Lamborghini. It would look at him internally as opposed to externally. Yeah. Ma per me come attore è stato assolutamente importante guardare a lui non come una persona comune, una persona normale, perché non era questa la parte che mi interessava di lui. Io sono andato in un certo senso a cercare quello che ha reso Lamborghini Lamborghini, quello che lo ha reso quello che è. Ed è anche il modo, in un certo senso anche Bobby ha dovuto, come dire, fabbricare, ha dovuto costruire la storia, così io ho dovuto cercare di immaginare, ho dovuto cercare di capire in realtà quello che lui era dentro, l'uomo che c'era dentro, quello che era la sua volontà, quello che lo rendeva felice, quello che lo rendeva infelice. Era questo poi quello che mi interessava, cercare di scoprire, anche per poter essere autentico e onesto nella rappresentazione. Romano Reggiani, a te la stessa domanda, tu sei Lamborghini da giovane, esatto. Quindi diciamo che già si vedono, no? Un po' i semi del suo carattere, come vogliamo definirlo, cioè, lui, però anche della sua grande passione. Sì, io credo che il lavoro della parte giovane sia per me è stato cercare di comprendere questo ragazzo tornato dalla guerra, perché è una cosa incredibile, no? Che adesso uno non può più immaginare. Torna dalla guerra e gli viene l'idea di svoltarsi la vita con una cosa folle, perché comunque era così. E lui riesce in questa missione perché ha questo grande talento, questa sfacciataggine poi anche di... inizialmente è una persona di grande sentimento, no? Nelle relazioni familiari, però in realtà lui ha solo un punto fisso, riuscire nei suoi obiettivi. E questa cosa anche nella sceneggiatura è molto entusiasmante. E il passaggio tra me e Frank credo sia molto, molto bello per come avviene, perché c'è un cambio netto anche editoriale nel progetto. Al regista invece volevo chiedere, no? Ho visto il film, l'ho trovato molto bello anche proprio perché appunto mostra anche il lato umano oltre al lato, diciamo, geniale e visionario, no? Di Lamborghini, e l'ho trovato come film, non è un'accusa, cioè non è una critica, molto italiano, nel senso che ci ho rivisto quelle grandi miniserie italiane che raccontano i grandi uomini italiani. Volevo sapere se, visto che parlava, che parla appunto di un uomo italiano, era questo che voleva, dare proprio un'idea di un prodotto quasi italiano. I've watched the movie and I liked it very, very much. I found it really also that you managed to portray also the human side of it. And I found it, and it's not at all an insult nor a criticism, I found it very Italian. I found it like the very big, important Italian miniseries which portray important Italian men. So my question, how important Italian people, my question is it what you wanted to make it as Italian as possible? Well, first of all, grazie, thank you very much. Yes, of course, this is what I was after. Don't forget, you know, the Italian Renaissance in filmmaking took place during the time we were, you know, making this movie during that time. We begin in 1947 and then we go through the 70s, and this is the time of Fellini, and this is the time of all of those, Rossellini and everyone.
And so to not have that in mind would have been crazy. You know, it would have been an insult to the filmmaking process to deny that. Yeah. And who was our DP? I mean, but Blasco Jurado, who did Cinema Paradiso, come on now, you know, in the second half of the movie. Of course we had that in mind. I in no way did I try to compare myself or this movie to something like The Bicycle Thieves or any of those other great films. L'Aventura, you pick one. But I knew that we had to honor that in some way, because not only the subject matter, Ferruccio Lamborghini, but the time when we were making the movie. It was really important to keep that in mind and to some way say thank you to those filmmakers and to Lamborghini and Ferrari. Assolutamente sì, innanzitutto grazie mille per il complimento, perché poi non dobbiamo dimenticare che il rinascimento del cinema italiano è proprio partito in quell'epoca, l'epoca in cui è ambientato il nostro film. Se pensiamo appunto che è iniziato tutto tra il 47 per andare a finire fin verso gli anni 70, non possiamo non pensare a Fellini, a Rossellini, e non, ovviamente non avere in mente una cosa di questo genere sarebbe stato un'offesa, un insulto. E poi, come diceva Frank, se pensiamo al direttore della fotografia, a Blasco Jurado, che è colui che ha fatto Cinema Paradiso, nella seconda parte del film è intervenuto lui, è ovvio che era questo quello, non potevamo, certo non posso paragonare il mio film a Ladri di biciclette o a altri film, diciamo così rilevanti, così importanti dell'epoca, ma è il periodo in cui è ambientato, il periodo in cui sono successe tutte queste cose, cui il grande cinema italiano è rinato, è ripartito. E poi parliamo di personaggi della caratura, della levatura di Lamborghini e Ferrari. Un'ultimissima, brevissima cosa, verso la fine c'è il figlio di Lamborghini che chiede al padre, hai avuto tutto ciò che volevi, ma ne è valsa la pena? Ecco, volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto una risposta o azzardarla. Ma da lui ha avuto una risposta, da lui. Sì, qualcuno ha avuto una risposta. There is towards the end of the movie, Ferruccio's, the Tonino asks his father, did you get everything you wanted? Was it worth it? So my question is, did any of you get the answer for that? Do you know the answer? What a great question. But let me say one thing. I forgot to mention Antonioni. I forgot to mention Rossellini. I forgot to mention De Sigo in my compliments to the Roman filmmakers of the day, Italian filmmakers of the day. I'll defer to my actors. Was it worth it? It's a great question. I'm glad you found that in the movie to ask that question. I pondered that. I thought about that for a long time. It's a great existential, very male, centric question, and I think in the end it is worth it. I think sacrificing some parts of your life to be Lamborghini is necessary, and is it always ideal for everyone around them or us? No, but it is worth it in the end. Greatness doesn't come often, and you know, you'd mention these filmmakers' names, and you mentioned Ferrari and Lamborghini. What is the world without them? It's not as beautiful, you know? Sì, la cosa di riguardo Tonino, no? Credo che non ci sia una risposta concreta a questa domanda molto bella che ha scritto Bobby. Ed è una provocazione, secondo me, proprio. È più importante il successo o la vita privata? Secondo me non c'è una risposta. It doesn't exist an answer, you know. It is more important the success or your private life. I don't know. Yeah. Ho dimenticato di aggiungere una cosa a quei grandi nomi di cui parlavo prima, ovviamente Sergio Leone e abbiamo detto appunto Rossellini e tutti quanti gli altri. Per quello che riguarda la domanda, è stata una domanda su cui io ho riflettuto, su cui ho ponderato a lungo, perché è un'importante domanda esistenziale, in un certo senso incentrata sul maschio, e alla fine ne è valsa la pena? Io penso fondamentalmente di sì, perché
Certo, è stato un sacrificio, ci sono state delle rinunce, non è stata la condizione ideale per tutti quelli intorno a lui, sicuramente no, forse neanche per noi, però la grandezza non è un qualcosa che arriva tutti i giorni, che incontri tutti i giorni, e quindi forse sì, ne è valsa la pena, perché cosa sarebbe il mondo, cosa saremmo noi senza i grandi cineasti di cui abbiamo parlato prima, o senza questi grandi come possono essere stati Ferrari e Lamborghini. Grazie mille. Grazie. Thank you so much.